Ma buongiorno e benvenuti alla prima puntata del mio nuovo format, BookTik. Sì, ho deciso di mischiare i libri all'abbigliamento, tra l'altro sono due cose che amo entrambe. E allora ho pensato, dal momento che su Instagram spesso vedo ragazze con entusiasmo, con la voglia di far vedere le proprie creazioni a volte o altrimenti proprio le cose che hanno deciso di comprare per il loro negozio, in questo momento così difficile, vederle entusiaste che ci mettono la faccia e che fanno le modelle con i loro abiti e addirittura, e questo è uno di quei negozi nei quali ciò avviene, l'acquisto online, con videochiamate, quindi le clienti telefonano, videotelefonano, vedono le cose, scelgono e le cose arrivano direttamente a casa. Direi che mi sembra da Casarza a Santa Margherita fanno questo servizio. Sto parlando del negozio Sottovento, nei Caruggi di Sestri Levante. Sottovento, Martina è la titolare, Maria e Camilla sono due splendide ragazze che l'aiutano nell'arco della giornata a far passare il tempo anche con queste meravigliose iniziative. E allora ho pensato, caspita, io sono genovese, sono ligure, ma facciamo che creiamo un po' di sinergia, no? Tra queste cose. Allora io aiuto voi a magari a trovare clienti nuovi e voi con un po' di visualizzazioni date a queste dirette, chissà, magari qualche cosa può accadere, no? Premetto che non ci sono codici sconto, non ho nessun interesse, anzi vorrò e dovrò obbligare le titolari dei negozi a non farmi comprare niente, perché non posso diventare un azionista di tutti i negozi dove vorrò andare, per cui mi raccomando non fatemi comprare niente, va da sé che indosso un tubino del negozio, ma giuro che non lo comprerò. Allora andiamo con il mio ruolo in questo momento di lettrice, allora vi faccio vedere, mi avvicino per farvi vedere il libro che ho scelto. Sul filo dell'acqua di Sara Rattaro, Solferino Editore. È un romanzo che mi ha strappato il cuore, racconta dell'alluvione del 2014 e io vado direttamente a leggere qualche pagina. Chiara, ho compreso che c'era qualcosa che non andava non appena ho messo piede nel locale. Un gruppo di persone che conoscevo si è voltato a guardarmi con l'aria smarrita di chi non si aspettava di vedermi lì. Ho avvertito il calore avvamparmi la nuca e le guance infiammarsi. Ho mosso qualche passo verso la festeggiata stringendo un pacchetto tra le mani mentre lei afferrava il cellulare con l'aria spaventata. Ci siamo fissate per qualche secondo. Cameriere, può aggiungere un coperto? La sua voce è emersa, nitida, tra il brusio di sottofondo. Buon compleanno, ho detto sperando che il mio imbarazzo non si svelasse per la paura che era. Mi sono seduta e ho atteso che una cameriera con i capelli dei riflessi viola mi portasse un bicchiere. Ho afferrato la bottiglia d'acqua e ho risolto il più semplice dei miei problemi. Ho bevuto, trattenendo le lacrime con tutta la forza che potevo. Quella mattina il gelo non aveva mollato un istante. Aveva iniziato a piovere all'alba e raggiungendo l'ufficio avevo tirato un sospiro di sollievo. C'ero riuscita. Avevo sfidato l'acqua mentre il cielo si faceva sempre più minaccioso. Mi ero concentrata sulle parole di mio padre e stringendo così forte il volante da farmi diventare le nocche bianche, ero arrivata a destinazione. Avevo acceso il computer e atteso che la sua luce azzurra illuminasse le mie mani. Dovevo controllare le scadenze, la priorità assoluta, ma qualcosa mi ha distratto. C'era una mail da leggere, il mittente era una mia collega e l'oggetto era inequivocabile. Ci vediamo stasera. Nel corpo, poche righe sotto, veniva ricordato l'evento a cui evidentemente ero stata invitata anch'io. Possibile che l'avessi scordato. Avevo controllato l'orario dell'appuntamento e pensato che forse quella poteva essere la risposta a tutto. Avrei trascorso una serata in compagnia di colleghi con cui non avevo mai scambiato molte parole. Quella sera anch'io avevo da fare fuori casa e forse avrei scoperto che la loro freddezza si scaldava durante la notte, che avevano mondi che desideravano condividere anche con me. Mi sembrava bello e per la prima volta mi sentivo inclusa in qualcosa. Avevo lavorato con energia, volevo portare a termine i miei compiti così da potermi concedere di uscire il prima possibile. Volevo passare ad acquistare un regalo, tornare a casa in tempo per cambiarmi. Avevo in mente l'abito di pizzo che albergava nel mio armadio da anni in attesa di un'occasione per essere indossato. Pensavo a come accorciare i capelli nel caso non avesse smesso di piovere e alla necessità di avvertire mio padre che avrei cenato fuori. «Ho un invito a cena!» gli avevo detto appena varcata la soglia. Il suo volto si era illuminato.
Ormai eravamo soli da oltre 15 anni, una convivenza strana la nostra, rispettosa e affettuosa. Lui era un uomo ancora giovane che si era dedicato solo a me da quando mamma era morta. Ogni sera ci sedevamo a tavola dove lui mi serviva quello che aveva preparato appena rientrato dal lavoro e io ogni tanto scartavo un dolce che ero riuscita ad acquistare prima che la pasticceria chiudesse. Qualche volta ci concedevamo una serata al cinema o a teatro. Ci incontravamo nel foyer o davanti alla biglietteria. Scappavamo a prendere un panino al volo per poi tornare a metterci in fila. È troppo stropicciata. Si vede che non mi sono cambiata, chiedevo appena lo raggiungevo stirandomi la gonna con le mani. Sarò l'uomo più invidiato della sala, mi rispondeva invariabilmente lui prendendomi sotto braccio. Non affrontavamo mai argomenti troppo privati che riguardassero i nostri sentimenti. Solo una volta lo vidi diverso. Sul filo dell'acqua di Sara Rattaro. Allora, io approfitto per farvi vedere questo tubino che stranamente è di Pizzo, sembra quasi il vestitino che dovrà indossare Chiara per la sua serata. Mi scuso per qualche rumore di tacco, ma va da sé, è la prima volta. Allora, vediamo come andrà. Intanto io ringrazio tantissimo Martina del negozio Sottovento per avermi dato questa opportunità. È rimasta, nonostante il negozio chiudesse alle 12.30, è rimasta qui con me per farci assaporare un po' una lettura in un luogo diverso. Io vi ringrazio, spero che questa mia iniziativa piacerà. I negozianti, i titolari che avranno piacere avermi ospite, perché no, si facciano sentire. Buona giornata e a presto. Ciao!